Benvenuti cari amici in questo nuovo episodio di Diritto al Punto Focus, una rubrica che mira a fare qualche breve approfondimento su temi caldi del diritto e fornirvi qualche linea guida. Oggi rispondiamo una volta per tutte ad una semplice ma non banale domanda: tradire è reato? Prima di cominciare però vi invito come sempre a seguirci sui nostri canali social e ad iscrivervi al nostro canale YouTube, cliccando iscriviti sul grosso tasto rosso che trovate qui sotto di me per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti e non dimenticate di lasciare un mi piace o un commento. Ma adesso cominciamo! E cominciamo dicendo che ai sensi dell'articolo 143 del Codice Civile, la fedeltà coniugale costituisce uno dei doveri fondamentali che nascono dal matrimonio e fondano il matrimonio. Di conseguenza si tradisce quando viene violato questo dovere, l'ipotesi tipica sia quando il proprio coniuge instaura una relazione con una persona estranea al matrimonio. L'infedeltà, o più generalmente il tradimento di cui stiamo parlando, comunque non deve essere necessariamente fisico, ma può concretizzarsi anche tramite uno semplice scambio di SMS e chat private, dal contenuto però inequivocabile. Pensate che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 9384 del 2018, ha ritenuto integrato in ipotesi di tradimento anche un mero accesso a siti di incontri. L'infedeltà coniugale tuttavia non rappresenta più un reato. Con due sentenze, precisamente la 126 del 68 e la 147 del 69, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 559 e 560 del Codice Penale, che disciplinavano rispettivamente il reato di adulterio a carico della moglie infedele al marito, e il reato di concubinato a carico del marito che avesse tenuto una o più concubine nella casa coniugale o altrove. L'unica ipotesi in cui recentemente la Cassazione, con la sentenza 16.543 del 2017, ha ritenuto che il tradimento possa forse ancora integrare un'ipotesi di reato, è il caso in cui il coniuge tradisca l'altro nella casa coniugale, imponendo all'altro di sopportare tale situazione. In questo caso, infatti, si potrebbe integrare la fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi, prevista e punita all'articolo 572 del nostro Codice Penale. Premesso dunque che il tradimento, salvo l'ipotesi appena descritta, non ha più conseguenze penali, tuttavia può avere importanti conseguenze sul piano civilistico. Infatti può essere innanzitutto causa di addebito della separazione, ovviamente a carico del coniuge infedele. Qualora però si è dimostrato che il tradimento è causa, la causa da cui è scaturito il deterioramento del matrimonio e l'intollerabilità della convivenza. Quindi sarà comunque necessario dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e l'intollerabilità della convivenza. E cosa comporta l'addebito? Beh, innanzitutto la perdita del diritto di assegno di mantenimento. In secondo luogo, l'esclusione dalla successione. Salvo però che non sia stato previsto un assegno vitalizio a carico dell'eredità se il soggetto godeva degli alimenti, ed in questo caso la misura dell'assegno sarà calcolata in base alle sostanze ereditarie, al numero di eredi e comunque non potrà ammontare ad una somma superiore alla prestazione alimentare goduta. È doveroso comunque precisare che se l'infedeltà è reciproca, l'addebito verrà ovviamente ripartito tra entrambi. L'addebito però non incide sull'affidamento dei figli, infatti l'aver tradito non è un elemento sufficiente per decretare l'inidoneità di far fronte ai doveri genitoriali. Il coniuge però, infedele, potrebbe essere chiamato ad un risarcimento del danno, danno non patrimoniale, in seguito all'infedeltà coniugale, ma questo solamente se il tradimento è avvenuto in maniera tale da ledere la reputazione e la dignità dell'altro coniuge e quando la violazione sia di particolare gravità, quindi superiore alla normale tollerabilità, o quando venga effettuata tramite minacce o diffamazione, ad esempio una relazione extraconiugale pubblica. E come si può dar prova dell'infedeltà? Beh, con qualsiasi mezzo, con una confessione, una testimonianza, con degli scritti o con dei messaggi. E il materiale raccolto da un investigatore privato? Beh, lì sì e no, perché tutti i documenti raccolti valgono come prova solamente se l'investigatore viene chiamato direttamente a testimoniare a favore del coniuge vittima di infedeltà e in tale sede conferma il contenuto della relazione stessa.
Ciò che abbiamo detto fino a questo momento però vale per le coppie unite in matrimonio, mentre per i soggetti conviventi o uniti civilmente il nostro ordinamento non ha nessuna particolare conseguenza, non prevede nessuna particolare conseguenza, dal momento che, soprattutto per le coppie unite civilmente, non è previsto il dovere di fedeltà. L'unica conseguenza potrebbe essere il riconoscimento di un risarcimento del danno, qualora sia comunque dimostrabile un danno di natura non patrimoniale in seguito al comportamento dell'altro. Sperando di essere stata chiara ed esaustiva, vi invito come sempre a seguirci sui nostri canali e ad ascoltare il nostro podcast. Per qualsiasi domanda scriveteci alle nostre mail info@diritto.it o consulenza@diritto.it. Al prossimo Focus!